Semmai si può dire che all'interno di una comune bisogna ricercarsi, cioè bisogna cercare il tempo per stare insieme. Ecco, il problema della coppia all'interno di una comune è che è fare in modo che la comune non prenda tutto lo spazio della coppia. Questo è il punto chiave. Pur condividendo le stesse idee, in realtà fra me e Alfredo non c'era un'effettiva uguaglianza e io rinfacevo regolarmente questo. Quando si trattava di cose banali, lavare i piatti, cucinare, avere cura della figlia, mi trovavo spesso sola. E con grande risentimento perché lavoro come lui, come insegnante, e non mi sembra giusto che ci sia questo. Quindi avevamo molta discussione su questo argomento. Venendo a Bagnaia, abbiamo condiviso i lavori domestici fra uomini e donne in maniera equa, e ad Alfredo non è tanto facile sfuggire ai compiti, e poi se lo fa si deve vedere con gli altri, non con me. Quindi io sento veramente sollevato il nostro rapporto di coppia, in questo senso è migliorato. Quegli anni erano proprio esplosivi, nel rapporto di coppia significava andare con tutti, cioè, non è che c'era una liberazione un po', diciamo, di moda. Noi abbiamo avuto, sì, abbiamo avuto anche noi i nostri scossoni all'interno della comune. Cioè, io mi sono separato, per esempio, da Lucia, no? Mi sono messo con Lucia. Ecco, però queste cose, abbiamo visto che vanno fatte perché c'è bisogno, cioè non hai altra scelta, non hai possibilità. Cioè, e quando si prendono queste strade, questi cammini, devono essere di estrema coscienza della cosa, delicatezza, premura per l'altra persona. Come si può dire? Deve essere una cosa, ecco, di rispetto. Le persone che abitano qui, a parte qualche, diciamo, raro esemplare, così, hanno avuto tutte separazioni. Quindi separazione, poi riunioni con altre persone. Ecco, io ho vissuto un'esperienza positiva, molto positiva perché, diciamo, da questo marasma poi di dolore, anche di non sapere che strada prendere, perché è così, di angoscia, di tutto quanto, siamo riusciti a uscire positivamente, no? Perché appunto, parlo per me, ho deciso di rimanere lo stesso a Bagnaia, di non andare via, insomma di continuare questa esperienza che per me è molto importante, no? E anche Guerina ha fatto la stessa cosa, quindi penso che da questo punto di vista. Poi la positività è stata perché ci siamo dati una grossa mano fra di noi, no? Siamo riusciti proprio a parlare di questa cosa, di tutto questo dolore, insomma, ci siamo molto confrontati, no? Fra persone che avevano deciso di separarsi e di mettersi insieme con persone che abitavano nello stesso posto. E questa è la difficoltà, perché penso che sia questa la difficoltà. Inizialmente l'educazione dei figli era forse un po' più condivisa di quanto non lo è ora. Tante decisioni si prendevano insieme e ci consideravamo abbastanza alla pari. Pian piano abbiamo capito che è importante per i figli avere comunque un riferimento principale nei genitori. Quindi questo è fondamentale. Tutti contribuiscono all'educazione dei figli, però il riferimento principale dei figli sono i genitori. Io comunque credo, ho cresciuto una figlia qui, siamo venuti qui nel 79, lei aveva 2 anni, lei praticamente ha vissuto tutta la sua vita in comune, prima a Ginestreto, nell'altra comune e poi qui a Bagnaia.
E per me è stato molto positivo, molto utile il confronto con altri genitori, per me, e credo per lei il rapporto con tanti altri adulti. Lei ha avuto altri adulti di riferimento oltre a me e a suo padre. I figli non riconoscevano le decisioni della comunità. Cioè i figli dicevano, no, babbo, te non stai parlando per quello che pensi, ma per quello che hai sentito. Cioè, per quello che avete deciso voi, che non nasceva proprio la decisione, non era proprio del cuore, insomma. Abbiamo detto, allora facciamo così. Allora, noi portiamo i problemi della famiglia nella comunità, no? Li discutiamo, vediamo qual è la soluzione migliore, il genitore prende atto di tutto il discorso, no? Di tutto il ragionamento e alla fine decide lui. Sicuramente c'è stata tutta una fase in cui mi sembravano molto critici su questa situazione, anche diciamo su altre cose che sicuramente erano il riflesso comunque di questa situazione, con un certo rifiuto del consumismo e quindi la rinuncia a tutta una serie di cose che i loro amici avevano. Qui l'esempio, se vuoi, il paradigmatico è il motorino. E quindi questa cosa ha segnato un po' i rapporti per diversi anni. Cioè, oggi sembra che anche loro abbiano superato questa fase, accettato volentieri che non è questo in fondo, non sono le cose importanti della vita. E quindi diciamo, oggi io trovo che l'educazione dei figli qui possa avere dei lati positivi, di avere tante figure di riferimento, per esempio, di non essere solo riferiti al babbo o alla mamma, di potersi riferire a tutti. Che ha voluto dire in molti casi, nel senso che il ragazzo, soprattutto nella fase adolescenziale, che magari rifiuta proprio il genitore, trova un babbo diverso, insomma. Questo. Poi, per esempio, anche secondo me il fatto che qui questa sinergia di capacità, no? Cioè, ognuno sa fare qualche cosa e nel suo piccolo sa fare bene. Quindi quante cose può imparare un ragazzo o una ragazza da giovane, da bambino? Cioè, è incredibile, capito? Cioè, è infinita la cosa. Cioè, vuoi, che ne so, vuoi sapere come vivono le api? Vieni con me e io ti insegno tutto. Vuoi fare il falegname? E c'è quello che ti può insegnare. Tutto, qualunque cosa. Quindi io credo che anche questo sia una miniera di sollecitazioni, di stimoli, no? Appena ci siamo trasferiti qui, che prima eravamo come gruppo, diciamo, a Podere Leccione, poi si sono uniti il gruppo di Leccione e il gruppo di Siena qua, e nell'altro gruppo c'era solo Linda come bimba, poi noi si era già 7-8 ragazzi, e per cui avevamo una vita molto simile, con genitori che avevano portato avanti la stessa idea, non abbiamo trovato nessuna differenza. Invece magari i ragazzi vivevano fuori, che ne so, anche tornavo il lunedì mattina al pulmino, oh, ieri sera ho fatto quello, ieri sera ho fatto l'altro, e no, magari a 10 a letto. Questo qui da ragazzi, queste sono le cose che senti, oppure perché anche all'inizio economicamente non eravamo tanto forti, e poi ora invece le possibilità sono molto cresciute, i ragazzi ora vivono molto meglio, non gli manca niente. Anzi, a differenza del ragazzo di fuori, è molto più forte. Per quello che riguarda capirla, la vita di comune, io sono arrivato a capirla dopo che ho fatto il break esterno, perché in ogni caso queste cose le abbiamo mai subite, una parola forse brutta, ma secondo me è la parola giusta. Quindi ora con più tranquillità, più quando sono rientrato c'era qualche problema con qualcuno, ora sento che si è sciolto, nel senso sto bene tranquillo con tutti. Io ho dei ricordi bellissimi di Bagnai, eravamo tanti bambini, giocavamo sempre all'aria aperta, c'è tutto questo spazio fuori in campagna dove poter giocare.
per me sono sempre stati amici, i miei compagni di gioco, i miei amici. Adesso invece li vedo come fratelli. Cioè, per me anche quelli che sono poi usciti da Bagnaia, io per me li considero sempre i miei fratelli, anche se non hanno lo stesso babbo e la stessa mamma, però comunque sia, siamo cresciuti insieme. L'unica cosa io... forse che non hanno avuto gli altri e che io mi sono sempre sentita un po' diversa nei confronti dei ragazzi con i quali andavo a scuola, per esempio, e per un periodo ho avuto delle difficoltà a dire che stavo a Bagnaia, no? Perché mi sentivo un po' diversa, però questo poi pian pianino si è cambiato, no? Adesso invece mi fa piacere dirlo, sono contenta e mi piace che i miei amici mi vengano a trovare e che vedano il bellissimo posto dove abito, le bellissime persone con cui vivo. Sono stato sempre nella comune fino all'età di 12 anni. All'età di 12 anni è successo che mia madre, non stava più con mio padre già da un po' di anni, è venuta via dalla comune e all'epoca mio padre lavorava in Mozambico, è stato 2 anni in Mozambico come cooperante, quindi lei è andata via, io avevo anche la possibilità di rimanere qua, però ovviamente non essendoci mio padre mi sembrava naturale andare con mia madre, insomma. E poi all'epoca per me io ero contento di venire via, mi sembrava, perché la vita come ragazzo era un po' anche delle privazioni, insomma, ci rendevamo conto che rispetto ai nostri coetanei avevamo molti vantaggi, molti agi in meno. Dopodiché, dopo qualche anno già mi rendevo conto, stavo un po' rivalutando la vita passata qua, insomma, l'infanzia, eccetera. Ed ero molto contento di uscire da Bagnaia come storia, cioè di essere cresciuto qua, eccetera. Poi sono andato via, sono stato a studiare un anno in Canada, poi sono tornato qua a fare l'ultimo anno di liceo, sono ritornato in Canada a fare l'università. Poi è successo che col passare del tempo mi sono un po' avvicinato anche al movimento degli ecovillaggi, e mi interessavo un po' così a livello proprio di interesse mio di bioedilizia, per curiosità, perché poi ho studiato tutt'altro, insomma. Però questo mi ha riportato un po' a rivalutare la vita delle comunità in genere, comunità intenzionali in genere, di qualsiasi tipo. E allora ho deciso di provare la vita a Bagnaia da adulto, perché l'avevo sempre provata da ragazzo ed ero molto curioso di sapere come poteva essere. Anche se ero ancora studente, ho deciso di passare un periodo qua insieme ad altre persone della mia età, siamo venuti in 3. Abbiamo chiesto di stare qui un'estate e poi alla fine siamo stati di più, insomma si è prolungato il periodo perché ci stavamo molto bene. E quella è stata per me la prima esperienza Bagnaia da adulto, è stata molto importante, mi ha fatto rivedere tante cose, anche gli aspetti più pratici, però è stato un bel momento per me. Sono uscito per 4 anni mi sembra, che ho vissuto su a Treviso con la mamma e Giulia, mia ex compagna, e ho abitato 1 anno e mezzo là e poi qui 2 anni in 2 posti diversi. Però poi senti quasi che non vivi per te, stando fuori. Vivi per altre cose, per lo stato, per la macchina, per l'affitto, per quello, per l'altro. Stavo con una ragazza esterna, lei non voleva sapere, cioè non era interessata alla cosa. Come si dice, si ha la libra e si va. Per esempio Daniele è uscito da Bagnaia, poi è ritornato, Nicolo stesso. Quindi nel periodo in cui sono andati via, magari sono andati via perché non erano molto d'accordo con alcune cose che succedevano a Bagnaia o semplicemente perché volevano sperimentare qualcosa di diverso, no? E quindi ci trovavamo un po' magari in conflitto. Poi quando sono tornati invece per me è stato bellissimo, proprio bello bello bello, perché sono ritornati a casa loro, sono tornati in un posto che secondo me hanno sempre amato, avevano solo bisogno di sperimentare qualcosa di diverso, no? Io lo stesso, sono stata anche io via un po' di tempo. No, nel senso, sono partita la prima volta, dovevo stare 1 mese, poi sono stata 6 mesi e poi ho cominciato questo mio viaggiare per il mondo. Naturalmente ho cercato un lavoro che mi permettesse di girare, forse anche perché io avevo bisogno di vedere cosa c'era fuori da Bagnaia, no? Quello che era, avevo bisogno di sentirmi un po' più indipendente, un po' più... E adesso basta, sto bene, sono tornata a casa definitivamente da 4 mesi
e adesso sto lavorando qua vicino, lavoro fuori da Bagnaia, non perché non mi piaccia stare a Bagnaia, ma perché mi piace il lavoro che faccio. Io lavoro sempre nel turismo, e però mi piace anche fare dei lavoretti a Bagnaia, quindi una mano la do.